Benvenuta, benvenuta anche a un'altra sposa di questa serata, si capisce dal velo bianco. Come ti chiami? Elisa. Elisa, da dove vieni? Da Brescia. Da Brescia, l'abbiamo anticipato, immagino festeggi il tuo addio nubilato. Sì, non sapevo cosa fare stasera. Beh, ci sta una serata alternativa, un sabato alternativo. Chi è il fortunato? Alfredo. Alfredo, sai che è colpa sua? Assolutamente, sempre e solo colpa sua. Sempre colpa d'Alfredo, come diceva una famosa canzone. Allora, quando vi sposerete? Sabato prossimo. Ah, ci siamo, com'è l'ansia della vigilia? Raccontaci le ultimi 7 giorni, che non è il famoso film, cos'è, l'esorcista era... Guarda, siamo insieme da 15 anni, abbiamo 2 figlie, gli ultimi 7 giorni... una passeggiata. Sì, esatto, cioè facile, no, non era l'esorcista, era Shining, cos'era quello dei 7 giorni, vabbè, lo capiremo. E in ogni caso, quindi hai già 2 figli, come si chiamano? Giada e Greta. E con la G, tutte con la G? Cosa? Dicevo, tutte con la G. Erano... voluto? Sì, sono 2 belle ragazze che conosceva Alfredo. Ma davvero? Sì. 2 ex? No, 2 ex no, gli sarebbe piaciuto però. Ah, gli sarebbe piaciuto, beh, grazie, vuol dire che l'hai superata bene. Brava, brava, mi fa piacere. Allora, pronti a vivere insieme gli ultimi giorni, soprattutto lei, gli ultimi giorni prima del matrimonio? Come te li aspetti? Cosa prevedi questi ultimi 7 giorni? C'è qualcosa che farai di speciale? Sono in ferie dal lavoro. Ah, beh, giusto, per gli ultimi preparativi, come è giusto che sia. Allora, manda un messaggio a Alfredo, alle tue figlie, a chi vuoi, vai. Stai tranquillo che sarò bravissima. Ne siamo certi. Buona serata e buon divertimento. Ciao.